capì? Certi uomini prima fanno il danno e poi se ne vanno. Sono le femmine che si devono saper guardare. E mangi, mangi. Mi dispiace, ma Rodolfo non lavora più qua. Amore, bella di mamma. Non sa dove posso trovarlo. Non ci ha lasciato recapiti, niente di niente. Oddio, che è? Stina. Si appoggi qua e vado a pigliare un bicchiere d'acqua. Mamma mia, che giornata. Una bella piccina. È la figlia di Rodolfo, vero? Come fa a saperlo? Mamma, non può dormire, mi viene da piangere. Aspetta un attimo. Ha tirato lo stesso scherzo a mia figlia. Evidentemente ce l'ha come vizio. Prima rovina le ragazze, poi chi si è visto, si è visto. Ecco qua. Bene, buon appetito. Buongiorno. Rosa, è il vino. Questo è mo che vuole. Sentite, se cercate notizie di quel Mariuolo qui non si è più visto. Mo scusatemi che tengo da fare, lo vedete pure voi. Aspetti, devo farle una proposta. Una proposta, voi a me? Mi faccia lavorare qui. Mi bastano vitto e alloggio, non chiedo altro. E che lavoro volete fare? Donna Rosa, è la lasagna. Sì. Vino, vino! Eccomi. Potrei guardare suo nipote mentre vostra figlia serve ai tavoli, così lavorate più tranquilli. Avete detto solo vitto e alloggio? Solo vitto e alloggio. Vabbè. Grazie. In fondo i bambini sono fratelli, figli dello stesso padre. Fratelli, chissà dove è finito quel fedente del padre. Azione! Stop! Molto bene, bravo Rudy. Facciamone un'altra. 3:27, il preferred staircase. Azione! Tutte le torte che ho preso oggi in faccia potrei aprire una pasticceria. Sì, ma guadagni di più a prenderle in faccia. $3 a torta, mica male. Poi la macchina. Bravi. Complimenti. Rudy Valentino chiede il divorzio. È durato pochi giorni il suo matrimonio. Ultima edizione. Rudy Valentino chiede il divorzio. Io non ci posso pensare. Questo si sposa e si divorzia. Fa il bello e il cattivo tempo con le zoccole di Hollywood. E voi? E che si povere creatura ve la prendete in quel posto? Ormai la sua vita è là. E se ha deciso che per me non c'è posto, lo devo accettare. C'è solo la vita sua. E la nostra? Ma tu lo sai quanti debiti tengo su questo ristorante? Io mi vado a cucca a sera e non lo so se la mattina dopo posso aprire. Se ne viene. Comunque non li volete fare casa? Non li volete fare conoscere i bambini? È peggio per voi. Non bastava una scema, ma sono diventato due. Diciamolo almeno ai giornali. Che c'entrano i giornali? Ma gli vendiamo la notizia, mo. Ogni cosa che riguarda Rudy Valentino la pagano a peso d'oro. Già me lo vedo il titolo. Rudy Valentino tiene due figli a Little Italy, eh? Mi dispiace per i suoi debiti, ma io non lo farò mai. Non posso. La mia bambina è figlia di un amore puro e io non voglio sporcarla. Se tu, Carmela, vuoi vendere la tua storia ai giornali, fallo pure. Ma io non ti seguirò. Mio figlio non è suo. Carme! Maronna Mimo, mio figlio è uscito pure pazza. Io non sono mai stata con Rodolfo. Mamma lo sa. Ma che parisce? Che parisce? No, mamma, basta. I nostri figli stanno crescendo come fratelli. E Caterina, per me sei come una sorella. Io non ce la faccio più a dire le bugie. Perdonami. Basta. Io non la faccio più. Gesù. E meno male che ho conservato la lettera di Caterina. Qui c'è la prova che la figlia è sua. Ah, sono sola. Non volete parlare? E lo faccio io. Ci vado io ai giornali. Dove l'ho messa? Doveva stare qua. Ah! Eccola. Carta canta!